L'aspetto più importante che voglio mostrare di Confucio è soprattutto il fatto che, nonostante appartenga all'antichità, anche al giorno d'oggi Confucio è un personaggio che ricopre un ruolo molto importante nella società attuale. Dato che il pensiero di Confucio sicuramente appartiene all'antichità, ho voluto tramite questa rappresentazione appunto riportare soprattutto il suo pensiero e anche la morale di Confucio, anche per portarla al giorno d'oggi, ecco, mettere la relazione al giorno d'oggi. 没有战争。